iniziare qualche piccolo dettaglio. Intanto grazie a tutti per essere qui presenti, grazie per la sensibilità, grazie in particolar modo ai cittadini di Beruta che ci hanno ospitato, che sono quelli fondamentalmente più coinvolti dall'eventuale trasformazione della E45 in autostrada, dal momento che la E45 passa proprio qui accanto. Siamo all'asso di coppe, siamo proprio attraversati. Allora, piccoli dettagli tecnici, semplicemente due cose. La prima è che in fondo alla sala, sul piccolo banchetto, è a disposizione la petizione popolare che abbiamo scritto e che abbiamo lanciato nella scorsa primavera, contraria alla trasformazione dell'E45 in autostrada. Chiunque di voi non lo ha già fatto può approfittare dell'occasione e firmarla adesso. Il secondo dettaglio tecnico è che, dal momento che per organizzare questo tipo di iniziative ci vuole sempre un piccolo contributo economico, chiediamo, ognuno in base alle proprie disponibilità e possibilità, chi volesse, qui c'è anche un piccolo salvadenaro, alla fine dell'incontro è gradito. Detto questo, cominciamo. Intanto mi presento, io sono Daniela Di Marco. Faccio parte della Marcia della Dignità, che è un piccolo movimentino umbro che ha aderito al coordinamento Umbro No E45 Autostrada. Questo coordinamento si è formato all'inizio di quest'anno ed è un coordinamento, come dice la parola stessa, coordinamento Umbro, che raccoglie diverse associazioni e movimenti umbri che hanno un solo scopo, un solo obiettivo comune, che è quello di opporsi alla trasformazione dell'E45 in autostrada. Chi fa parte di questo coordinamento? A parte la Marcia della Dignità, di cui vi ho appena detto, abbiamo anche Per un'Umbria Migliore, abbiamo l'associazione UNA, Lega Ambiente, il WWF, il Circolo Primo Maggio di Bastia Umbra e ovviamente abbiamo anche l'appoggio delle forze politiche come quelle del Movimento 5 Stelle con cui abbiamo organizzato assieme questa iniziativa di oggi, ma non solo, c'è anche Per un'Umbria Migliore con Oliviero Dottorini e Orfeo Goracci, che per chi non lo sapesse sono anche due consiglieri regionali e sono stati fra i primi in consiglio regionale a battersi per il no a questa autostrada E45. Allora, uno dei motivi fondamentali per cui siamo qui è far sentire chiaramente la nostra voce e il nostro no contro questa grande opera inutile e dannosa che prevede non soltanto la trasformazione della E45 in autostrada, ma anche la costruzione più a nord di quella che è stata chiamata, che tutti conoscete, Orte Mestre, cioè questa grande opera faraonica che vorrebbero costruire a discapito di qualsiasi cosa, cioè a discapito del disastro ambientale che andrebbero a creare, a discapito delle tasche dei cittadini, perché il project financing prevede anche che, essendo autostrada, verrà imposto un pedaggio e non è assolutamente vero che noi cittadini umbri non lo pagheremo, per cui dobbiamo stare attenti quando ci dicono che i residenti forse verranno esentati da questa cosa, è una grande falsità. Saremo costretti a pagarlo e di questo ce ne parlerà magari secondo me Dottorini, che è stato l'autore di quei piccoli manifestini con la spesa che dovremo pagare se appunto faremo un'autostrada a pedaggio. Orte Mestre, dicevamo, quindi una grande strada che dovrebbe essere costruita da Orte sino a Mestre e che ovviamente riscontra il parere negativo della popolazione delle regioni che sono coinvolte in questo passaggio di questa autostrada. Motivo per cui già anni fa si era costituito il comitato, anzi la rete nazionale Orte Mestre. Cosa è successo nel frattempo? Che il CIPE ha dato il via libera a questa costruzione e quindi ci siamo tutti nuovamente attivati per dire no, è una battaglia comune che stiamo facendo. Nella fattispecie è stata indetta due giornate di mobilitazione nazionale dalla rete Stop Orte Mestre e quindi noi, come coordinamento Umbro Noi 45 Autostrada, ci siamo sentiti in dovere di collaborare e di essere presenti in questa giornata. Non voglio farla particolarmente lunga, questo era un po' per darvi il quadro della situazione. Come coordinamento abbiamo collaborato per organizzare queste iniziative insieme al Movimento 5 Stelle, anche perché il Movimento 5 Stelle si è attivato a sua volta nel dire no, ha fatto proprio insomma questa battaglia, il che ci fa molto piacere perché così il fronte del no,
fronte del no si allarga. Noi avevamo, come ho già detto, scritto una petizione popolare, è piccolo dettaglio tecnico questo per chi non lo sapesse, proprio perché una petizione popolare non richiede l'autenticazione delle firme. Pensavamo che fosse il primo strumento più utile e immediato che ci permettesse di parlare con la gente e spiegare quali fossero le nostre ragioni del no, che adesso penso Oliviero ed Emanuela ci illustreranno nei dettagli. E al lancio di questa petizione sono 3 mesi circa che raccogliamo firme, abbiamo già raggiunto più di 3.000 firme. Abbiamo fatto anche la petizione online e anche quella sta sortendo degli ottimi risultati, quindi la gente sente questa problematica. Questa battaglia è una battaglia comune. Siamo qui proprio per parlare con voi, per ascoltare non soltanto le vostre ragioni, ma per spiegare quello che ci abbiamo studiato dietro, quali sono le varie motivazioni che ci fanno sentire in dovere di dire no a questo grande progetto. Detto questo, io passerei la parola ad Oliviero Dottorini, che è il presidente dell'Associazione per un Umbria Migliore. Prego. Scusate, mi accompagno, io ho presentato le persone che sono qui anche a parlare. Abbiamo Emanuela Arcalegri e Patrizia Rosetti del Movimento 5 Stelle, mentre Emanuela fa parte del coordinamento Umbro Noi 45 Autostrada. Dopo diciamo, i nostri interventi, ovviamente i microfoni sono aperti, chiunque voglia intervenire, dire qualcosa, prendere la parola, ben venga, siamo qui anche per ascoltarvi, soprattutto. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, grazie anche di avermi consentito di poter parlare per primo, semplicemente perché poi devo correre a un'altra iniziativa sempre su questi temi. Bene, io inizierei con le parole del Premier Matteo Renzi, che su questo tema sembra avere, perché poi non ha mai smentito quelle parole, ed è molto chiare. Dice che in Italia ci sono due miti da sfatare per quanto riguarda le infrastrutture. Il primo mito è che il vero sviluppo non si faccia con le grandi opere. Dice Matteo Renzi, il vero sviluppo non si fa con le grandi opere. E il secondo, che ci sia una ricaduta occupazionale con le grandi opere. Dice il nostro Premier Matteo Renzi che la ricaduta occupazionale per le grandi opere è minore che per le piccole opere. Questo lo dice nel 2012, appena due anni fa, ed è ancora, lo trovate tranquillamente in rete, uno dei suoi spot elettorali per la campagna delle primarie, dicendo il suo video si intitola proprio Dalle grandi opere alle opere utili. E si dice che occorre ridurre gli investimenti sulle grandi opere e puntare su quelle di piccola media taglia. Questo è cosa pensa in realtà il Presidente del Consiglio Matteo Renzi delle grandi opere. Poi avviene che c'è un'opera, la trasformazione in autostrada della Orte Mestre, del valore di circa 10 miliardi di euro, e che è annoverabile diciamo fra le grandi opere, e lui la mette sullo sblocco Italia come una delle priorità per il nostro paese, per far ripartire un paese che è bloccato in preda alla crisi. Bisognerebbe domandarsi che cosa avviene nel frattempo, come mai, perché io voglio riconoscergli la buona fede, immagino che lui pensasse realmente che le grandi opere non portano allo sviluppo. Che cosa avviene nel frattempo? Non lo sappiamo. Sappiamo soltanto che nei verbali dell'indagine su Mose c'è una parte di striscio che riguarda anche la E45 autostrada, e lì c'è la segretaria dell'ex presidente Galan che è scritto tutto nei verbali, va e racconta di una riunione a Roma fra lo stesso Galan, che era presidente della regione Veneto, e gli altri 4 presidenti della regione attraversata dalla E45,
e lei dice: inizialmente doveva solo andare da Orte a Cesena. Decidemmo lì, in quella sede, in quella riunione, che poteva proseguire l'opposto, da Mestre a Cesena, scusatemi, che doveva proseguire fino a Orte. Dice: fu una decisione che prendemmo in mezzo pomeriggio. Mai, dice, in altre circostanze sarebbero corsi 10 anni, invece ci impiegammo mezzo pomeriggio per prendere questa decisione. Galan assicurò che anche Previti e Dell'Utri erano d'accordo per la realizzazione di quest'opera. E quindi decidemmo la Orte Mestre. Dico questo perché io ovviamente non ho né sfere magiche né notizie tali che mi consentano di fare affermazioni dotate di certezza, però uno può immaginare cosa avviene in queste circostanze, può immaginare che cosa c'è dietro questi accordi trasversali, può immaginare anche perché un'opera di questo genere sia così blindata e in tutte le regioni e in tutti i gruppi, sia di maggioranza che di opposizione, sia di destra che di sinistra, incontri quest'opera un consenso così diffuso. Poi magari i consiglieri in privato ti dicono: sì, ma speriamo che non la facciano mai perché questa è una porcheria, però quando è il momento di votare tutti votano compattamente, raccontando anche delle notizie dotate di nessun fondamento, come ad esempio quella che sì, ma poi sul pedaggio una sistemazione si troverà. Una sistemazione non si troverà, perché quest'opera è un project financing semplice, che è dotato di due sole voci. La prima è la defiscalizzazione, cioè lo Stato consentirà a chi realizzerà l'opera di non pagare tasse, IRAP, IVA, eccetera, sulla realizzazione di quest'opera. Il tutto ammonta a circa, andiamo a spanne, a 1.800.000.000 di euro. Il resto è pedaggio. Quindi il contenitore è formato solo da queste due voci. Quindi 8 miliardi di euro, che poi saranno moltiplicati per 3, perché giustamente chi fa l'investimento non investe solo su quello che mette sul tavolo, ma chiede un compenso, e non voglio giudicare questo dal punto di vista etico e morale, così avviene in economia. Però il resto è pedaggio. E quindi il pedaggio, come dire, è come in un sistema di vasi comunicanti: se tu lo alleggerisci da una parte lo appesantisci dall'altra, cioè non, se tu gli 8 miliardi, che poi ripeto diventeranno 24, chissà anche più, li devi ottenere, da qualche parte li devi prendere. Quindi la bufala, noi l'abbiamo chiamata così nel giornalino che trovate, che tenta di dare delle spiegazioni sul giornalino che trovate in fondo, dell'esenzione per i residenti del pedaggio, non sta né in cielo né in terra. Non ci sta perché vedete, noi abbiamo calcolato che, adesso è il dato che ricordo meglio, ma che da Città di Castello a Perugia occorreranno 7,60 euro per andare, 7,60 euro per tornare, 15 euro al giorno per un pendolare. È possibile che trovino un sistema per alleggerire quel pendolare, perché sarebbe insostenibile, perché se voi fate 15 per 20 giorni al mese significa che caricare un pendolare di 300 euro al mese, capite, insostenibile. È possibile che venga alleggerito, ma verranno appesantiti gli altri cittadini, di modo che poi il conto finale torni 8 miliardi di euro, oppure torneranno 24, a seconda di quanto prevederà il project financing. È singolare che questi dati sul pedaggio ci siano stati finora tenuti sottaciuti. In realtà giravano, abbiamo scoperto, da molti mesi, e per fortuna oggi sono venuti alla luce del sole. Voi trovate, abbiamo fatto anche delle simulazioni da Deruta per Perugia, da Deruta per Terni, da Deruta per Città di Castello, per prendere un po' gli estremi della regione, ed è un vero e proprio salasso, un vero e proprio balzello sulle economie familiari. C'è un precedente di opere di questo tipo.
tipo e che è salito recentemente agli onori della cronaca è l'autostrada, la cosiddetta Brebeni, che è la Brescia-Bergamo-Milano, un'opera fatta più o meno con questo sistema, con un pedaggiamento altissimo, e oggi è praticamente deserta, nessuno la utilizza più, è salita appunto agli onori della cronaca proprio per questo motivo, perché per giustificare l'investimento il gestore ha voluto imporre dei pedaggi così alti che oggi quell'arteria è praticamente deserta, e già i proponenti del progetto, i gestori, hanno chiesto allo Stato di intervenire perché in quel modo risulta insostenibile. La Corte dei Conti ha già detto qualcosa su quest'opera, anche lei ritenendo che è insostenibile, ma allora io voglio anche credere a chi dice che quest'opera, essendo insostenibile dal punto di vista economico, potrebbe non essere mai realizzata. Ma guardate, noi la stiamo già pagando. La stiamo già pagando profumatamente, ed è lo stesso caso del ponte sullo stretto. Il ponte sullo stretto non c'è, lo Stato italiano ha investito su quell'opera milioni e milioni di euro per non avere nulla. È quello che sta avvenendo adesso con l'E45 autostrada. Ogni step, ogni avanzamento del progetto, lo Stato si impegna a pagare il proponente e a risarcirlo dell'investimento che ha fatto sulla progettazione. Non stiamo parlando della progettazione di un appartamento, di una casa, stiamo parlando di una progettazione che forse, se la mettiamo tutta, mettessimo le carte una sopra l'altra, occuperebbe un appartamento di una sala di 4 metri per 4, 5 metri per 5, cioè è un'opera mastodontica, è inimmaginabile, e come è difficilmente concepibile un investimento da 10 miliardi di euro, cioè 10 mila miliardi delle vecchie lire. Ora, io ritengo che questo dell'aspetto economico sia solo uno dei motivi per cui quest'opera risulta assurda. Penso che ci siano altri motivi, ad esempio quelli dell'impatto ambientale che avrà sulla nostra regione un'opera di questo tipo. Anzi, per quanto mi riguarda, se permettete, viene persino prima degli altri motivi. Avremo un cantiere ogni 20 chilometri, avremo cavi, milioni di metri cubi di materiale che verrebbe scavato nella nostra regione, avremo un'arteria che non potrebbe più adattarsi alla conformità del terreno come avviene per una superstrada, ma essendo un'autostrada voi sapete che ha un livello di pendenza che non può superare determinati limiti, determinati canoni, quindi se incontra una collina non si adatta al percorso, ma va, sfonda, fa la trincea e procede dritta. Poi abbiamo l'assurdo di qualche amministrazione comunale, penso ad esempio a quella di Deruta, per cui il progetto prevedeva la variante per liberare la città dal carico di disagio, oltre che di inquinamento, che comporta avere un'arteria che taglia esattamente a metà un paese, e c'è l'amministrazione comunale che si oppone alla variante perché dice no, noi vogliamo che l'autostrada passi proprio dentro la nostra città, perché non ci vogliamo far perdere questa occasione di sviluppo. Io la penso esattamente all'opposto, penso che il passaggio, fare dell'Umbria un luogo di transito per tir, per mezzi pesanti, non porti alcun valore aggiunto alla nostra economia, anzi potrebbe danneggiarne la vocazione turistica, ambientale, culturale, che è quella su cui deve puntare una regione come l'Umbria. E non è neanche credibile pensare che la insufficiente competitività dell'Umbria sia dovuta al fatto che non ha un'arteria come la E45. Noi sappiamo, perché è un dato che ci è stato dato appena 10 giorni fa dalla stessa giunta regionale, che il 70% delle merci che partono dall'Umbria non va oltre i 100 km, va poco oltre i confini della nostra regione. Quindi questa è il 70% di questa arteria utilizzata da un traffico locale. Quindi noi vogliamo veramente pensare che
la scarsa competitività che ha la nostra regione sia dovuta al fatto che per arrivare un camionista a Venezia, ma ce ne vanno pochissimi, perché ripeto, rimangono tutti nella nostra regione o al massimo nelle regioni limitrofe. Vogliamo pensare che arrivare prima a Venezia di 20 minuti, mezz'ora, di questo si parla, aumenti la competitività di quell'azienda? Non scherziamo, non scherziamo. È piuttosto vero, come ci dice, ci dicono in confidenza chi ha un'onestà intellettuale che gli consente di dire certe cose, che quest'opera, l'unica ricaduta economica che avrebbe sulla nostra regione sarebbe quella, dicono, di far lavorare le persone. Una sorta di effetto keynesiano delle grandi opere, per cui se io realizzo una casa, realizzo una strada, comunque io mi ricordo nella mia città durante il periodo fascista hanno fatto demolire una parte di mura per farla ricostruire agli operai. È una sorta di effetto che assomiglia molto, ecco, a quello che nella mia città è stato fatto nel periodo del fascismo. Sono state abbattute una parte di mura medievali per farle ricostruire agli operai per dare loro lavoro. Ecco, questo è un effetto keynesiano che io non disprezzo in assoluto, ma che potrebbe essere indirizzato verso opere utili, verso la salvaguardia del nostro territorio. Una grande opera di manutenzione delle nostre città, marciapiedi, piste ciclabili, parchi, fognature che funzionano. Perché l'effetto keynesiano si è anche facendo quello. La gente lavora anche se rifà i marciapiedi, se fa le piste ciclabili, se mette in sicurezza il territorio, non solo se devasta una regione per interessi che vanno, è chiaro, oltre la nostra regione. Perché i proventi di quell'opera già ora non ricadono sulla nostra regione, ricadono su altre regioni, ricadono su altri potentati economici che ovviamente hanno trovato una maniera, non dico per realizzarla l'opera, loro già ci stanno guadagnando, per loro che si faccia o meno, l'importante è che vada avanti il progetto, che il CIPE dica di sì, perché loro già guadagnano da quest'opera. Ecco, io non la faccio troppo lunga perché poi rischio di accalorarmi e di averne mille di argomenti, però ritengo che sia importante che la nostra regione si risvegli da questo torpore e riprenda in mano la possibilità di dire la propria parola. Guardate, gli argomenti di chi è a favore della E45 vacilla, non sono argomenti forti, non la portano come la portavano 7-8 anni fa, 9 anni fa, quando abbiamo iniziato questa battaglia e ci dicevano vabbè, ma allora facciamo un referendum, andate voi a dire alla gente che poi non facciamo le strade. Adesso non dicono più questo, adesso per giustificarsi in privato dicono vabbè, ma tanto non si farà mai, ma che vuoi, ma come si fa a mettere quel pedaggio sulla gente? E intanto l'opera va avanti. È per questo che secondo me noi dovremmo tentare di fare uno sforzo per far loro sentire qual è il peso di chi ha un'altra versione dei fatti. Io stamattina sono andato, come ormai da diversi mesi a questa parte, a raccogliere le firme a Città di Castello. Questa volta abbiamo aggiunto anche le simulazioni del pedaggio, invece che farlo partire da Deruta lo facevamo da partire da Città di Castello. Vi assicuro che c'è stato un afflusso di firmatari impressionante, quindi questo tema funziona, ha buoni argomenti e io ritengo che noi abbiamo un'unica possibilità per far vedere il partito trasversale del cemento che vuole quest'opera, sommergerli di firme. Io, per conto mio, con le persone che mi stanno attorno, lo stiamo facendo, da molte parti la raccolta di firme sta procedendo bene. Ritengo che però non possiamo protrarla troppo, ormai già sono diversi mesi che raccogliamo, secondo me un altro mese e mezzo, poi bisogna alla fine consegnarle queste firme assieme alle iniziative che dovremo
che dovremmo fare. Io penso che il minimo che dobbiamo alla nostra regione, il minimo che dobbiamo a noi stessi e anche alle persone che verranno dopo di noi. Grazie. Ringraziamo Oliviero, prima di passare la parola ad Emanuele Arcarelli del coordinamento Umbro, volevo solo dire che intanto per restare tutti in contatto, firmando la petizione o comunque su un foglio bianco, lasciamoci i numeri di telefono e mail, perché questa è una battaglia che tutto sommato possiamo dire che in questo modo, con questa forza, è appena cominciata. I lavori non sono ancora cominciati, ma noi dobbiamo prima dell'inizio dei lavori attivarci, perché dobbiamo fare in modo che i lavori non inizino mai. Cioè che sia chiaro per tutti che questa autostrada noi non la vogliamo, il popolo dell'Umbria non la vuole, dice di no, per tanti motivi, per tutto quello che abbiamo sentito fino adesso che ci ha spiegato il dottorino e per quello che sentiremo adesso con Emanuele e Cristina. Quindi è una battaglia di lunga durata, siamo solo agli inizi, la petizione popolare è il primo tassellino, siamo partiti con questo perché ci dava l'opportunità di parlare alla gente e di informarli, ma teniamoci pronti. Qui è arrivato il momento che, visto che poi sono le nostre tasche a risentirne in questo contesto di crisi generale da cui non si esce, dobbiamo alzare la testa, dobbiamo alzare la voce, ci dobbiamo fare sentire, non abbiamo altre alternative. Noi diciamo no alla trasformazione dell'E45 in autostrada. E questo non significa che l'E45 è una strada perfetta, è abbastanza rovinata, piena di buche. Bene, noi diciamo che l'E45 va messa in sicurezza e non fra 10 anni, ora. Anche questo porterebbe lavoro, anche questo farebbe in modo che la gente lavori e lascerebbe pubblica una strada che è stata pubblica finora. Siamo contro le privatizzazioni continue e ossessionate che stanno facendo, perché dietro a queste grandi opere c'è anche un sistema, un modello di vita che noi rigettiamo in toto. La parola a Emanuele Arcarelli. Grazie per il calore che ha messo Daniela e che hanno messo Daniela Oliviero nei loro interventi. Allora, io aggiungerò poche cose, perché molte cose sono state dette e perché credo sia importante poi sentire anche appunto la rappresentante del movimento, ma anche voi stessi, appunto, per capire cosa ne pensiate delle ragioni che noi portiamo da oramai mesi, perché il coordinamento si è formato ad aprile, a maggio abbiamo lanciato la petizione. Sì, segni tu poi. Cioè, ti ho dato che vuole parlare poi. Benissimo. E abbiamo lanciato questa petizione e l'abbiamo fatto aderendo ad una rete, che è la rete Stop Orme, Orte, Mestre. L'abbiamo fatto perché anche in tutte le regioni, nelle 5 regioni italiane, prego, che sono attraversate dal progetto, si sono costituiti una serie di coordinamenti, di associazioni, di comitati, e che hanno aderito ad una battaglia comune. Perché siamo qui oggi? Perché oggi è la giornata contro questo megaprogetto. Il 20 e il 21 è stato indetto questa giornata contro questo megaprogetto, e contemporaneamente a noi, oggi e a questa mattina con la nostra raccolta firme, in tutte le regioni, in queste 5 regioni attraversate dall'arteria, sono state organizzate da tutti i coordinamenti e da tutti i comitati e da tutte le varie associazioni, molte associazioni aderenti alla rete, una serie di iniziative per informare i cittadini sui dati di questo progetto, sulle modalità con cui questo progetto viene avanti, e quindi per noi è particolarmente importante, cioè per me è particolarmente importante dirvi questo, perché sarebbe abbastanza, come dire, presuntuoso pensare che da soli, in Umbria, nella piccola Umbria, potremmo fermare un progetto da 10 miliardi con degli interessi alle spalle che vi sono stati accennati precedentemente, che adesso sui quali posso aggiungere alcuni dati. Credo invece fortemente, personalmente, anche come anche rappresentante del coordinamento, che in questo, mai come in questo caso, l'Unione possa fare la forza. Ecco perché accolgo e accogliamo ben volentieri chiunque abbia compreso le ragioni di questa lotta, che è iniziata non solo a maggio, ma io c'ero quando nel 2000, circa 8 anni fa, sì, nel 2006 mi sembra,
nel 2006 e poi nel 2008 abbiamo tentato di bloccare il primo progetto che la cordata Monsignore presentò e che ebbe fortunatamente un primo stop dal CIPE. In quel momento, in quell'anno, grazie, dobbiamo riconoscerlo, alle buone opere, al buon intervento di un ministro che forse ricordiamo per altre problematiche, che era il ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio. Lo ricordiamo per altre cose, ma in quel caso per bene, perché riuscimmo con una serie di interventi a bloccare questo progetto e l'azione è partita. Io ricordo l'intervento di Oliviero in regione e eravamo nel comitato anche allora per poter... Ora, da quel momento ad oggi il progetto è stato silente, ma evidentemente qualcuno ha lavorato sotto, perché a novembre del 2013 il CIPE potesse improvvisamente, come un film di Gian Sereno, ritirarlo fuori dai cassetti e darne una delibera, un'approvazione, quindi sbloccarlo per inserirlo tra come opera appunto di pubblica utilità, dando appunto una delibera positiva. Che cosa è successo nel frattempo? Forse, come dicevo Oliviero, noi non è che possiamo saperlo con certezza, ci affidiamo alle carte che sono state pubblicate. Ecco, abbiamo letto tutti, perché sul Fatto Quotidiano, ma anche su altri giornali, sono uscite una serie di pubblicazioni proprio non sono neanche le intercettazioni, sono proprio deposizioni della Claudia Minutillo, la ex segretaria, e lì si capisce bene, quindi vi invito ad andare a leggere perché c'è questo tirarlo fuori dal cassetto, proprio perché ci sono una serie di pressioni molto forti, insieme al ministro Lupi, insieme ad altri, c'è una serie di pressioni molto forti a che questo progetto venga sbloccato. Quindi sì, in quei momenti si sono preparati, si sono saldati una serie di interessi molto trasversali. Quest'opera, ricordiamolo tutti, in tutte le regioni a cui è stato chiesto il consenso comunque, e in tutti i partiti a livello trasversale, si nota un'estrema, da destra fino al PD, bisogna riconoscerlo, non l'estrema sinistra, non il Movimento 5 Stelle, tantomeno noi che siamo un coordinamento, cui non è stato chiesto appunto nessun voto, ecco, c'è una saldatura di interessi molto forte. Quindi questo ci fa pensare appunto che molto probabilmente lo sblocco del progetto è dovuto ad altro e non tanto agli interessi della maggior parte dei cittadini. Perché questo progetto, dicevamo, ha questi interessi forti, del resto sono 400 km di una nuova strada, perché se è vero che il tracciato ricalca il tracciato della E45 e poi della E55, quella che arriva appunto fino a Mestre, è anche vero che questa strada verrà completamente stravolta. Chi tra i politici locali meno avveduti, dei qui presenti, politici locali che fanno politica attiva, e dicono che questo progetto, tutto sommato, ricalca il tracciato, eccetera, forse non si conosce bene. No, questo progetto, per chi l'ha studiato, mostra tutta il suo impatto, la sua devastazione, perché è un progetto che è contenuto in ben 12 DVD, insomma non è che è un progetto di molto difficile da leggere, ma è un progetto molto importante. Quindi si prevedono allargamenti della carreggiata da 6 a 20 metri, si prevedono appunto, dicevamo, un cantiere di 18 km, la soppressione di una serie di svincoli che adesso ci sono, e ci sono perché servono alla mobilità locale, perché sono legate all'utilizzo di una E45 che doveva servire al traffico leggero, a noi umbri in particolare, che non abbiamo grandi alternative, no? E saranno aperti ulteriori svincoli, ci sono 2 milioni di metri cubi che interessano molto i cavatori, perché sono gli inerti che dovrebbero essere tirati via dalle cave che serviranno all'opera. Ecco, tutta questi dati, questi numeri, noi li abbiamo ritirati fuori, ma come abbiamo fatto noi, i politici locali che plaudono a quest'opera dovrebbero benissimo conoscerli molto meglio, no? di un comitato. Ecco, e questi numeri ci dicono che lo scempio sarà notevole, l'impatto sarà notevole. E dico queste cose prima di parlare del pedaggio, perché il territorio umbro non dovrebbe avere, almeno a me non risulta, abbia una vocazione di questo tipo.
a me risulta che abbia una vocazione attrattiva e turistica di tutt'altro genere. Ci interessa davvero essere un territorio di passaggio veloce delle pseudo merci, di tutte queste merci che dovrebbero passare di qua? Siamo proprio sicuri che il traffico, tra l'altro, che sarà così, dovrebbe essere così attratto da questa nuova arteria, tra l'altro, giustifica un'opera di tale impatto ambientale, giustifica la spesa di 10 miliardi, eccetera? Tutte queste domande che noi ci facciamo e che tutti i cittadini si fanno, io mi chiedo come mai tutti, un'altra serie di politici che hanno votato a favore, non se ne fanno, non ci sono, non cercano risposte a queste domande che sono importanti, perché un progetto dovrebbe essere sostenibile per tutta una serie di motivazioni. Questo progetto è stato dichiarato sì ammissibile dal CIPE, ma è stato bocciato dalla Corte dei Conti 2 mesi fa. La Corte dei Conti infatti ha rilevato che, diciamo, ci sono delle problematiche di sostenibilità finanziaria rispetto a questo progetto, e queste problematiche sono state ben identificate. Questo progetto, come ricordava il consigliere, che cosa fa? Prevede che la defiscalizzazione IRAP e IVA, la defiscalizzazione ammonti a quasi 2 miliardi, 1,8 miliardi per le imprese che si aggiudicheranno l'opera, le stesse che hanno presentato il progetto, si presume. Ecco. Ora, questa defiscalizzazione è stata giudicata illegittima, inammissibile, perché non coerente con una norma precedente. Cosa ha fatto a questo punto il governo Renzi? Ed ecco perché noi siamo qui, ed ecco perché adesso richiamiamo le contraddizioni che poco fa il consigliere ci ricordava. Da una parte si dice che le grandi opere non sono la soluzione per il male dell'Italia, che è la mancanza di occupazione, giusto? Beh, però contemporaneamente, quindi la mano destra non sappiamo, non sa proprio cosa fa la sinistra, contemporaneamente nello sblocco Italia del 29 di agosto l'opera ricompare e quindi si supera in maniera, come dire, con un bel balzo in avanti, come se una sentenza della Corte dei Conti sia una barzelletta. La si supera e la si inserisce. Come è stato possibile tutto questo? È stato possibile perché nello sblocco Italia c'è un articolo ben preciso. C'è l'articolo 4,3,2 che dice che la delibera della Corte dei Conti può essere superata, perché quella delibera diceva le opere considerate di pubblica utilità prima del 2013 non è ammissibile per queste opere la defiscalizzazione. Cosa fa lo sblocco Italia? Elimina semplicemente questa norma e dice, riammette che tutte le opere di pubblica utilità siano semplicemente, anche per loro sia ammissibile la defiscalizzazione. È un gioco, è facile, diciamo che ti piace vincere, è facile, nel senso che è molto semplice, no? Modificare una in italiano, no? Modificarla in questo caso facilmente, si modifica un piccolo comma e si ottiene il passaggio, si ottiene quello che prima non era possibile, il giorno dopo diventa possibile. Ma in questo progetto non c'è niente che sia a favore veramente dei cittadini, non c'è niente che sia anche, che comprenda le ragioni. In questo caso parliamo in Umbria, degli Umbri. Gli Umbri hanno bisogno di un'arteria di questo tipo, pubblica, gratuita, quindi non a pagamento, perché non hanno alternative nella propria mobilità. In altre situazioni, in altre regioni, probabilmente si può scegliere se prendersi un'autostrada, se per fare 10 km, no? Posso usufruire di altre strade, ma nel progetto non c'è niente, non c'è un euro per gli aggiustamenti della mobilità limitrofa. Cosa succederà quando tutti sceglieremo, come i cittadini sceglieranno, di non pagare per fare i soliti 10, 15, 20 km per spostarsi in maniera leggera come facciamo adesso? Ci riverseremo tutti nelle strade limitrofe. Cosa succederà a queste strade? E cosa succederà a noi? Nel senso, come aumenteranno, di quanto aumenteranno gli incidenti e quante code faremo? Voglio dire, tutto questo nel progetto non c'è, e io mi chiedo come mai gli amministratori umbri, che danno l'assenso, fanno delibere positive per questa opera, danno il loro consenso, non vengono a spiegarci cosa faremo dopo
E ancora non ho parlato del pedaggio. Perché del pedaggio è chiaro, il pedaggio ci sarà. Racconta Valle chi dice che noi saremo esentati, perché mi chiedo se gli umbri sono così intelligenti, importanti, carini da farsi esentare da un pedaggio, perché gli emiliani che sono deficienti, cioè, non lo so, siamo i più belli, siamo, non lo so, cioè, non sta da nessuna parte un discorso di questo tipo. E come diceva anche Olivier, in questo caso, se per caso venissimo, non dico esentati, ma il nostro come residenti, il nostro pedaggio fosse inferiore rispetto a tutti gli altri, no? Interverrebbe secondo me la Corte europea, perché voglio dire, c'è una delibera, c'è una risoluzione della Corte europea che dice appunto che non ci possono essere discriminazioni in questo caso per quanto riguarda i pedaggi autostradali. Ma se anche la Regione riuscisse a fare questo, poi tutto questo non si spalmerebbe nella fiscalità generale e quindi pagheremmo anche se non la dovessimo prendere? Tutte queste domande che ci facciamo mi sembrano così banali, come che tutti gli altri non se le fanno? Cioè, questa cosa mi è abbastanza, secondo me è abbastanza inquietante, e anche come è inquietante questa trasversalità, questo blocco trasversale per cui sembra che non riusciamo a nessuno riesce a scalfire. Sono tutti d'accordo, però tutti d'accordo ma non vengono a spiegarci i motivi veri di questo loro accordo. Ecco, la nostra azione si è concentrata sulla petizione popolare perché, come ricordava Daniela, ci è sembrato il mezzo più efficace, immediato e utile per andare tra la gente a informare, perché quando sono le prime volte che siamo andati in piazza, che sono andati in piazza, la gente non ne sapeva nulla, perché su quest'opera, come anche poi avvenuto successivamente sul nostro operato di disturbatori, c'è uno strano asse politica media, per cui non è che siamo sui giornali tutti i giorni, non è che di quest'opera si parla, si dice, si spiega che quali sono i numeri, i dati, eccetera, quali sono le cause, ma soprattutto quali saranno le conseguenze. Non mi risulta, anzi, se esce qualche articolo, c'è subito qualcuno che si preoccupa di richiamare l'attenzione della maggioranza regionale per dire attenzione che questi sono un po', insomma, disturbatori, cosa vogliono, no? In un certo senso, cosa vogliono ottenere. Ecco, noi vogliamo ottenere che ci sia un'informazione realistica su quest'opera, che i cittadini siano informati. Per questo nella petizione c'è che chiediamo appunto che i comuni, e quindi invitiamo tutti i consiglieri di tutti gli schieramenti, naturalmente a maggior ragione 5 Stelle che sono qua e che possono, oramai sono ben presenti, anche delle amministrazioni comunali dopo l'ultima tornata, che possono tranquillamente portare questa ragione, queste emozioni, consigli comunali aperti in cui si spieghino le ragioni e si chieda agli amministratori locali come riescono a sostenere, quali sono le ragioni del sostegno a quest'opera. Ma davvero crediamo che le ragioni possono essere la ricaduta di tutta questa pioggia di miliardi su chi? Sui cementieri? Su chi? Su chi? Sui costruttori? Su chi? No? Quindi non, difficilmente sui singoli, sui vari cittadini, che poi molto probabilmente questa pioggia di miliardi, a parte se ci sarà, e molto probabilmente sarà molto fuori, perché le grandi opere non le fanno le piccole imprese, e le grandi imprese non sono in Umbria, tanto per essere un po' più chiare, andare un pochino più al centro del problema. Ecco, chiediamo nella petizione che la Regione riveda la sua delibera a favore e vorremmo appunto essere di forte pressione, quindi invitiamo tutti a divulgare queste notizie, questa informazione e a raccogliere il maggior numero di firme, perché questo ci serve per fare pressione. Non dimentichiamoci che siamo a delle scadenze elettorali. Questo secondo me può avere un ulteriore senso. Poi vengo all'ultimissima cosa che mi sento di dire qui, anche proprio perché c'è il Movimento 5 Stelle, proprio perché questa forza è comunque una forza ben presente in Parlamento. Io mi auguro, credo, spero fortemente che riescano, si pongano anche l'obiettivo di riuscirci a eliminare, a creare una convergenza che elimini il comma famoso di cui ho parlato prima dal decreto Svolta Italia, perché non ci dimentichiamo che i decreti, ancora siamo una
democrazia parlamentare, ancora esistono una serie di passaggi democratici finché non ci tolgono anche quelli, visto che il Senato sta facendo una certa fine, e non voglio addentrarmi nella politica, come dire, costituzionale, quindi lasciamo perdere, ma sappiamo che un decreto, almeno per adesso, debba essere convertito in legge entro 60 giorni. Quindi il Parlamento è ancora, tra virgolette, ancora per poco, ma ancora sovrano rispetto a questo. Quindi mi auguro che ci sia una forte sia consapevolezza, assunzione di responsabilità e azione, perché questo può essere eliminare quel che sembra una banalità, ma è un comma, è una riga. Eliminare questo significherebbe ribloccare di nuovo il progetto. Questo lo chiedo proprio ufficialmente, perché mi sembra che laddove siamo, ognuno per la sua parte, io non ci sono in Parlamento e quindi posso chiedere a chi è in un comune e a chi è in un Parlamento di poter fare e utilizzare tutti gli strumenti che ha per essere il più efficace possibile. Poi, nel mio piccolo, come chiedo anche a voi più presenti, non mi posso esibere dal fare la mia parte. Io ho cercato di farla da anni, noi comunque su questo progetto ci stiamo impegnando da parecchi mesi oramai. I risultati, perché siamo veramente vicino a 4.000 firme e le 5.000 firme sono tranquillamente a portata di mano, lavoriamoci un po' tutti e facciamo, come dire, corpo in questo senso, perché mai come in questo caso l'Unione davvero possa fare la forza. Grazie. Di dare la parola a Cristina Rosetti, che è portavoce di Perugia del Movimento 5 Stelle, volevo dire, visto che tra il pubblico ci sono anche attivisti del Movimento 5 Stelle, che la petizione che abbiamo lanciato è stata firmata anche da Alessandro Di Battista e da Filippo Gallinella, quindi voglio dire, una cosa che il 5 Stelle ha abbracciato veramente, se anche così in alto hanno firmato. Prego. Grazie. Allora, buonasera a tutti, come diceva Daniela, io sono consigliere comunale al Comune di Perugia. Il Movimento 5 Stelle sta lavorando sia a livello nazionale che a livello locale per poter in qualche misura bloccare questo progetto. Vi sono state date molte informazioni, lo stato dell'arte qual è? Di fatto la delibera del CIPE, l'ultima delibera di novembre 2013 che doveva dare il via al progetto, è stata bloccata dalla Corte dei Conti. La Corte dei Conti l'ha dichiarata illegittima, nonostante il CIPE abbia forzato la mano, la Corte dei Conti ha riconfermato a luglio del 2014 che quella delibera è illegittima. È illegittima proprio perché non c'è la norma di legge che prevede la possibilità per questo progetto di fruire della defiscalizzazione. Per darvi l'idea dei numeri dal punto di vista dell'impegno pubblico, io vi leggo un paragrafetto brevissimo proprio di numeri di questa delibera e parere contrario della Corte dei Conti, dove dice che il contributo pubblico a fondo perduto, che è necessario per assicurare l'equilibrio del piano economico-finanziario su cui si regge l'opera, che è quello che è presentato dal cosiddetto promotore, che di fatto è il privato, è pari all'importo di 1.870.000.000, a cui dobbiamo affiancare l'ammontare delle misure agevolative da riconoscere ai sensi della famosa legge del 2011 a compensazione della quota della contribuzione mancante e che una tantum per l'intera durata della concessione si determina nell'importo di 9.237.200.000 che dovrebbe essere il limite massimo riconoscibile che non potrà essere superato. Voi capite bene che la Corte dei Conti non ha potuto che bocciare questo progetto sotto questo profilo. Peraltro c'è anche un altro aspetto che riguarda la remunerazione del capitale, eccetera, su cui la Corte non si è pronunciata perché ha detto: io te lo dichiaro illegittimo questa delibera per un motivo che mi assorbe l'altro, su quell'altro non mi pronuncio. Quello che cosa vuol dire? Vuol dire che questo aspetto della remunerazione del capitale rimane un nodo che la Corte dei Conti non ha sciolto e che quindi potrebbe nuovamente ribloccare il progetto. Il Movimento 5 Stelle a livello nazionale sta lavorando, prima di tutto per poter spingere verso quello di cui l'Umbria ha realmente bisogno, e non solo l'Umbria, perché la Romea, poi che la I-55 è una strada che noi percorriamo, è una strada comunque pericolosa che ha bisogno di essere messa in sicurezza, così come la I-45.
La finalità che noi stiamo perseguendo a livello nazionale è innanzitutto quello di spingere per la messa in sicurezza di queste arterie infrastrutturali ed è chiaramente quello di bloccare questo famoso emendamento, questa norma che dovrebbe essere modificativa, cioè rimettere questo progetto che nel 2003 nella defiscalizzazione cercando di emendare la norma. Ora, per quanto possa essere efficace, come posso dire, l'azione del Movimento 5 Stelle e per quanto noi ci si possa impegnare, purtroppo, come avete ben capito, così come tante altre opere, questa opera infrastrutturale, che prima di tutto diciamocelo che non verrà mai completata, quindi il danno è lì, che tu vai a fare, a progettare un'opera che sai già che non completerai, perché è un'opera che non verrà mai completata per le sue caratteristiche. Per quanto noi nel Movimento 5 Stelle a livello nazionale ci si possa impegnare per bloccare questa norma, capite bene che questo è un progetto del Partito Unico, pertanto se gli strumenti democratici che si utilizzano nelle istituzioni sono quelli delle maggioranze, il Movimento 5 Stelle se poteva bloccarla, quest'opera già l'aveva bloccata e probabilmente aveva fatto iniziare i lavori per la messa in sicurezza. A livello locale noi abbiamo per il Comune di Perugia già chiesto un consiglio comunale grande dove i cittadini possano dibattere di questa materia, ci auguriamo che venga accolta anche dalle altre forze politiche, perché comunque qui parliamo di questioni locali di una certa diciamo gravità dal punto di vista di tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare, e piano piano porteremo questa azione con gli strumenti che abbiamo, perché non abbiamo tanti altri strumenti anche sotto quel profilo, all'interno dei singoli comuni che sono ovviamente tutti interessati a quest'opera. Vi voglio ricordare che il deficit, peraltro, italiano, soprattutto umbro, non è un deficit di infrastrutture stradali. Noi le infrastrutture stradali ce le abbiamo e ce ne abbiamo anche oltre la necessità, questi sono dati che poi vi dico anche dove potete trovare tutti insieme aggregati. Abbiamo invece bisogno di investire su sistemi di mobilità urbana, su cui veramente c'è un deficit assoluto a livello italiano. L'Italia non solo non ha un piano industriale, che sembra che non si possa vivere senza un piano industriale, ma non ha neanche un piano nazionale dei trasporti. Non si capisce come le merci debbano viaggiare in Italia, come i passeggeri pendolari soprattutto debbano viaggiare in Italia, due terzi della popolazione si spostano nelle aree urbane per andare al lavoro, per andare a scuola, per fare altre cose, ed è lì che soldi dovrebbero essere investiti, come dovrebbero essere investiti per un piano di dissesto idrogeologico. Da noi Perugia sta franando dappertutto, non solo nel vostro territorio. Questo per dire che queste sono scelte politiche che mirano ad ottenere dei risultati, e quei risultati di ricaduta occupazionale che qualcuno paventa, almeno a livello locale, con tutta probabilità non ci saranno, perché studi su altre diciamo arterie di questa natura sono stati fatti e si è visto che in questi grandi progetti intervengono delle imprese nazionali se non addirittura internazionali, e in una molto interessante dal punto di vista tecnico iniziativa che aveva fatto il Comitato Mai 45 in Autostrada pochi mesi fa, si diceva anche che il guadagno vero non sarà neanche nei costruttori, chi ci avrà il guadagno vero sono i cavatori. Questo per farvi capire a che livello poi queste opere occuperanno come cantiere i nostri territori, ci procureranno devastazione a destra e a manca, distruggeranno i terreni agricoli che abbiamo, e abbiamo purtroppo in Italia un problema di consumo di suolo eccessivo rispetto al quale peraltro ci stanno facendo degli studi e rispetto ai quali va messo diciamo un freno. In realtà noi andiamo dall'altra parte ad occupare con la cementificazione in maniera ulteriore il nostro territorio. Sicuramente l'isolamento non è un isolamento di infrastruttura stradale, l'isolamento che vive in Umbria è di altra natura. Cioè abbiamo un aeroporto che non è collegato alle principali città italiane, cioè abbiamo un turismo che ad oggi se viene passa, forse si ferma per un giorno e poi riparte, Perugia come Deruta, come altri territori. Quindi è su questo che noi dobbiamo investire, ovvio che se facciamo politiche che vanno da tutt'altra parte poco risultato possiamo realizzare. Tra l'altro elemento importante sono i flussi di traffico, quest'opera sicuramente viene realizzata, pensate ai flussi di traffico che si sa già che sono inesistenti, perché in questi ultimi 30 anni il traffico merci è andato riducendosi notevolmente e perché, come diceva Dottorini, in realtà è limitato a sezioni territoriali, quindi a distanze che sono molto limitate.
Quindi è un'opera che se si fa, si fa per andare incontro agli interessi privati che nulla hanno a che vedere con una politica dei trasporti che vada nell'interesse dei cittadini, tantomeno di tipo infrastrutturale. Ma per farvi capire che quest'opera non è che va a migliorare la F45, chiamo Guido, vero? Guido, che lui è di Deruta, Movimento 5 Stelle Deruta, che cosa potrebbe comportare quest'opera, cioè dal punto di vista proprio progettuale e come ricaduta economica per questo territorio, no? Che è un territorio che noi sappiamo essere in difficoltà, che forse l'E45 passandoci praticamente, no? Quasi in mezzo se consideriamo diciamo, l'estensione del territorio, che cosa l'E45 quindi in qualche misura ne favorisce la visibilità sotto certi aspetti, che a che cosa porterebbe un progetto di questa natura se fosse realizzato? Allora questo è il nuovo tracciato, quello previsto, diciamo, della trasformazione, e questo è il vecchio tracciato, diciamo, l'attuale. Non so se si riesce a vedere bene. Allora, questa è la zona di Deruta, la zona abitativa, e questa è la doppia linea, e sarà il futuro, il tracciato futuro, che esce praticamente dal tracciato originario all'altezza della Madonna di Bagni e rientra nel tracciato originario all'altezza dello svincolo di Deruta Nord. Allora, praticamente io non so quanti di voi fanno l'autostrada e escono per vedere la cittadina come Deruta. Spesso quando si passa sull'autostrada non si esce, se non la si vede perlomeno. Allora, io non so se sono state considerate queste cose, vedo anche degli esponenti del comune di Deruta. Chiaramente io credo che a Deruta cambi molto la vita del futuro se si dovesse realizzare l'autostrada, perché penso che un turista che di passaggio, che entra nella galleria Madonna dei Bagni, non vede Deruta per niente, non gli verrà in mente per niente di uscire a comprare il piatto o un'altra ceramica. Poi se per esigenze della comunità si debba fare, si deve fare l'autostrada, è un altro discorso. Io non ho un negozio, perciò devo vendere ceramiche. Allora, io non ho capito però le motivazioni ufficiali della trasformazione, questo è un discorso invece generale, è la sicurezza, è il traffico eccessivo, è la velocità che deve essere aumentata perché chi passa adesso qui a 110 si annoia. Questo perché quando, cioè, si dovrà, qualcuno ha messo per iscritto che questa superstrada verrà trasformata in autostrada per i seguenti motivi, no? Quando si fanno le scelte si scrivono anche i motivi. Mi piacerebbe anche sentire i motivi ufficiali per vederli scritti, perché chi frequenta le 45 vede che il traffico non è eccessivo se non a ridosso del nodo di Perugia, ma lì il problema non è autostrada, è che si mischia il traffico locale col traffico di passaggio. E la sicurezza, non so, io non vedo incidenti molto più numerosi che in altre strade, perché dice la strada è così stretta. E poi il traffico attualmente è anche più numeroso di quello che sarà a futuro, perché adesso passano dei tir e non fanno l'autostrada del sole perché non si paga il pedaggio. Uno entra a Orte, rientra a Bologna, insomma fanno il giro esterno perché... Cesena Nord. Perché non si paga il pedaggio. A quel punto probabilmente il traffico specialmente pesante diminuirà. E forse da un certo punto di vista il discorso è che non è che dice diminuisce su questo tratto, si sposta, no? Al di là di questo c'è il discorso, non so se è etico, io ragionare su un futuro dei prossimi 20 anni in cui si prevede di aumentare il traffico su gomma, mi sembra in una regione come in questa zona perlomeno, dove ci sono carenze delle ferrovie, cioè io avrei ragionato in altri termini.
della zona sono più che inefficienti, insomma, e pensare, ecco, di aumentare quello sul gomma, comunque di potenziare la strada della zona, mi sembra una cosa anche dal punto di vista etico e come scelta politica errata. Poi, ripeto, io non so, vedo il vice sindaco, se la considerazione del comune per quanto riguarda anche il turismo, che secondo noi del 5 Stelle di Deruta verrebbe bypassato nella zona, la piccola realtà di Deruta, perché uno, ripeto, entra prima di Deruta in una galleria e esce fuori a Deruta Nord, non la vedrà mai. Non so, ma al di là di questo, che ripeto potrebbe essere una scelta per la comunità nazionale, una scelta che cambierà, insomma, le sorti di tutti gli italiani, io non credo. Mi sembra doveroso, perlomeno per quelli, adesso parliamo della piccola realtà di Deruta, di essere informati, perché una cosa è certa, che a Deruta cambierà la vita di tutti i negozianti, degli operatori del settore. Siamo sotto all'asso di Coop adesso, senza, è chiaro che non è che gli interessi l'asso di Coop, attualmente ci passa la sua strada, il futuro no, dovranno essere informati di come gli cambierà, devono fare un investimento, se la strada è del 45 gli passa davanti fanno l'investimento, se no probabilmente non lo faranno. Ecco, questo qui, perché al di là del coordinamento volontari, il 5 Stelle volontari, non ho visto grosse manifestazioni, o comunque i cittadini non sono stati informati di questo. Vedo che ci sono le locandine in giro, ma vedo che la partecipazione è stata bassa, probabilmente dei cittadini di Deruta, probabilmente a tanti nemmeno interessa. Non so se hanno già messo nel cassetto i soldi per i prossimi 30 anni, ma probabilmente tanti pensano che creerà movimenti, ma le grosse opere normalmente organizzano anche i dormitori, organizzano le mense, probabilmente nemmeno gli alimentari avranno un riscontro positivo nelle piccole realtà. Non so, noi avevamo fatto queste considerazioni perché sappiamo che quando anche a livello regione, provincia sono stati decisi, non tutti i comuni sono andati alle riunioni, come se alcuni comuni dove poi in realtà il tracciato passa all'interno del loro territorio, come se non ne fossero interessati, non lo so, non so. Probabilmente sì, forse è meglio di una censura, perché quando uno censura fa sì che la gente ne parli, quando non se ne parla passa inosservata. Ecco, a livello, i nostri interrogativi sono questi, ma anche capire all'inizio, quello che ho detto all'inizio, le motivazioni ufficiali, perché finora non l'ho letto da nessuna parte, io. Probabilmente è una mia mancanza. Prego. Per comprendere qual è proprio, come posso dire, qual è stata l'azione in questi ultimi 30-40 anni in queste materie, la materia autostradale, i progetti, il project financing, che è uno strumento sconosciuto in tutti gli altri paesi europei, ma che noi in Italia abbiamo fatto e abbiamo realizzato sempre a favore di qualcuno e per il debito pubblico occulto. Un libro, tra l'altro, che era stato presentato da Italia Nostra. Italia Nostra aveva a Perugia un presidente che attualmente è il vice sindaco del comune, quindi vedremo se porterà avanti, diciamo, la linea politica che ha portato avanti fino a 3 mesi fa. Questo libro è un libro di Roberto Cuda che si chiama Strade senza uscita e racconta tutti gli intrecci che si sono tra le banche, i costruttori, i politici, insomma, e le esperienze anche di costruzione autostradale, come sono finite, tipo quella che citava il consigliere Dottorini, che praticamente poi alla fine sono infrastrutture che magari non vengono neanche utilizzate. Penso che sia veramente molto interessante aggiornarci su questo, perché ci fa capire una serie di meccanismi che poi possiamo sicuramente trasporre ed applicare in altri contesti.
Vedo lì che c'è la nostra parlamentare europea, l'Umbria ha un'unica parlamentare a rappresentarci, è la parlamentare del Movimento 5 Stelle. Siccome questa è un'arteria che loro ci dicono essere un'arteria, come posso dire, inserita in un progetto strategico europeo, cioè tra le principali arterie, questa è una falsità assoluta, magari Laura Dea, che è la nostra parlamentare, la parlamentare anche vostra, parlamentare di tutte, l'unica Umbra, ha sconfitto due parlamentari, due insomma candidate quotate, una del PD e una del nuovo centrodestra, quindi se Laura vuole dire due cose, insomma ci abbiamo anche l'Europa, diciamo così. Buonasera a tutti. Abbiamo cercato di capire come il problema dell'E45 potesse arrivare anche in Europa, perché la prima obiezione che molti ci hanno fatto e ci hanno detto che era una competenza puramente territoriale tutta il fiume italiana. Invece, utilizzando quanto successo in Ungheria qualche anno fa, un caso che poi è arrivato alla Corte di Strasburgo, siamo riusciti a trovare un modo per poter la prossima settimana presentare intanto un'interrogazione alla Commissione europea competente sulla libera circolazione dei cittadini, il diritto all'abitazione, eccetera, perché ovviamente lo stravolgimento che creerà il nuovo percorso danneggerà non solo l'ambiente territoriale della nostra Umbria, ma andrà a incidere anche sulla vita delle persone. Per cui ecco, presenteremo lunedì o martedì questa interrogazione e vedremo se intanto sollevando il problema possiamo utilizzare anche l'ambito europeo per poter risolvere il problema. La E45 noi del Movimento 5 Stelle la conosciamo da diversi anni ed è una battaglia per la quale ci siamo spesi ancora prima di essere nelle istituzioni, per cui è una battaglia che porteremo avanti trasversalmente e ovviamente qualunque siano le entità che collaborano a questo progetto di riuscita di fermare veramente una deturpazione del nostro territorio è qualcosa che appoggeremo sempre. Grazie. Ringraziamo anche Battista Di Franco, che è il vice sindaco di Deruta, e adesso lasciamo la parola a voi che siete presenti, che ringraziamo anche per essere intervenuti. Abbiamo il signor Deodato. Il microfono. Ce ne stanno due. Sì. Buonasera. Buonasera, sì. Per chi non mi conosce, io sono un architetto, sono un ex dirigente in pensione dell'ufficio urbanistica e beni ambientali della regione e potrei anche intervenire qui come rappresentante via ufficiosa però di Italia Nostra, essendo nel direttivo di quell'associazione, e le cui posizioni sono note a riguardo. Anche se in realtà diciamo che il presidente, citato poc'anzi, non ha ancora, dopo l'elezione, non si è ancora dimesso, quindi non ha ancora convocato l'assemblea per sostituire la carica, e quindi diciamo che intervengo ufficiosamente. Insomma. Io volevo, rispetto ai discorsi che ci sono stati e che condivido assolutamente, eccetera, volevo puntualizzare diciamo, un po' gli aspetti più pratici. Cioè noi anziché forse, cioè è giusto fare queste riunioni, ma anziché parlare tanto fra di noi, dovremmo, per chiarirci le idee, dovremmo poi soprattutto divulgare questi argomenti e divulgarli forse in maniera più sintetica. Soprattutto dal punto di vista pratico, dal punto di vista diciamo mettendo in evidenza quelli che più che gli aspetti ambientali che interessano la massa fino a un certo punto, diciamo, gli aspetti
di convenienza personale, no? E quindi io per questo avevo preparato, pensavo che si poteva fare un volantino, diciamo, da eventualmente distribuire. Ve lo leggo così tanto per su cui devi discutere. Un volantino che riguarda alcuni aspetti, alcune cose sono già state dette, ma altre no. Il titolo è "Difendiamo la I-45 dagli intrallazzi del PDA, Partito degli Affari". Vabbè. La trasformazione dell'attuale superstrada gratuita in autostrada a tre corsie pagamento comporterebbe, in concreto, la demolizione, questo è un aspetto che pochi, diciamo, di cui pochi si rendono conto, la demolizione e il successivo rifacimento, chissà quando, di un'infinità di manufatti e opere d'arte attualmente in perfetta efficienza. 25 svincoli, 70 sottopassaggi, 30 cavalcavia, 5 gallerie nel solo tratto Orte Perugia-Ponte San Giovanni e altrettanti più o meno fra Perugia e Ravenna. E poi alcuni chilometri tra ponti e viadotti e a qualche decina di stazioni di servizio e attrezzature ricettive e di ristorazione, come quella che ci ospita, no? Che sarebbero tutte costrette o a essere demolite e rifatte, spostate oppure modificate sostanzialmente in maniera, cioè sarebbe dal punto di vista edilizio, perché la peculiarità di questa cosa, a parte il tratto, diciamo, da Ravenna a Mestre, che è in effetti forse una nuova infrastruttura stradale, questa della E47 riguarda un'infrastruttura esistente e comporta la distruzione sostanzialmente, perché dovendo fare attenzione bisogna rifare tutto, i rilevati, le trince eccetera, non solo il nastro stradale, non si tratta solo di asfaltare, bisogna rifare tutto, tutte le opere d'arte, demolirle e rifarle, uno spreco enorme, inaudito. Quindi poi occupazione della sede stradale a causa dei cantieri di lavoro e quindi una drastica riduzione della funzionalità dell'attuale infrastruttura per chissà quanti anni. Questo è stato ricordato, ma anche questa è un'opera, cioè saremmo, quando è stato detto da Lottorini, un cantiere ogni 20 km, una cosa del genere, ma insomma, significa che quasi tutti i tratti sarebbero ridotti a una corsia per ogni senso di marcia. Sappiamo, adesso abbiamo tanti esempi, diciamo. Per chissà quanti anni, perché 10 sono quelli indicati nel progetto, ma si sa queste cose come vanno a finire. E poi, a lavori ultimati, l'imposizione di un oneroso pedaggio e la conseguente riduzione degli attuali accessi, da sostituire con caselli o varchi comunque. Anche questo è stato ricordato, ma anche questa è una cosa che, soprattutto per gli umbri, anche per quelli che devono fare piccoli tragitti, da qui a Perugia per dire, no? Ma da qui a Todi probabilmente non potrebbero più fare, perché adesso c'è una, diciamo, presenza diffusa, in quanto non costa niente uscire, rientrare eccetera, poche opere, invece dovendo poi mettere dei varchi controllati o dei caselli dovrebbero essere necessariamente ridotti queste possibilità di... Quindi infine, la conseguente prevedibile riduzione dei volumi di traffico, e questo è il nodo fondamentale, rispetto a quelli già modesti, dai già modesti livelli attuali. E ciò diversamente da quanto ipotizzato dal project financing. Perché è chiaro, se io c'ho per 10, 20, 30 anni, non sappiamo quanto, un'infrastruttura che non funziona più, scartamento ridotto, e poi alla cosa entrerà il pedaggio, e quella non andrà più bene, non sarà più competitiva. Quindi se già i volumi di traffico e il bacino d'utenza attuale non richiederebbe un'infrastruttura del genere, figuriamoci quando sarà messa a pagamento. No? È una cosa che veramente fa acqua da tutte le parti. Questo è importante perché dal project financing l'onere del pedaggio e la diminuzione degli accessi dopo anni di cantieri non porterebbero che a scoraggiare sia il traffico locale che quello di attraversamento. Pensiamo ai camionisti, quelli che passano ora, perché per andare a Bologna, cioè da Roma a Bologna, perché dovrebbero scegliere la E45? Potrebbero passare dalla strada del Sole o per altri versi dall'Adriatico, insomma, no?
Quindi questo è molto importante, perché è un'ipotesi basilare su cui si fonda il piano finanziario di cui si parlava, no? Il piano finanziario prevede che i concessionari rientrino in possesso, diciamo, del capitale investito attraverso il pedaggio. Quindi, per questi motivi, è ovvio che è una balla quella delle possibili esenzioni, non figuriamoci, non se ne parla. Ma comunque, se a lume di naso, non ci rientra neanche economicamente, è una mezza truffa, insomma. Non avrebbe un incremento, a ragione di logica non potrebbe avere un incremento, perché adesso non ci sono volumi di traffico che la conseguente probabile insostenibilità economica del progetto da parte dei finanziatori privati, che renderebbe necessario pertanto il subentro in corso d'opera da parte dello Stato, come è stato, mi pare, ricordato per la esatto, eccetera, con le complicazioni che o in corso d'opera o a opera compiuta, con le complicazioni che possono accedere. E questo è secondo me, la critica più, diciamo, dirimente, perché diciamo pure che forse è stato inserito questo progetto non tanto per la sua utilità, quanto perché nello sblocca Italia si è ritenuto opportuno, conveniente, da parte del governo dare il beneplacito a un'opera il cui maggior onere è a carico dei privati, va bene, a carico dei privati, quindi crea posti di lavoro, accontenta i lavoratori, accontenta le categorie imprenditoriali, con un onere a carico dei privati. Ma invece è ovvio che se il piano finanziario è sballato, questa è una pia illusione. I privati, se non c'è la convenienza vera, si ritireranno e quindi ci lasceranno gli oneri sullo Stato. È tutto ciò per ottenere quali vantaggi per la collettività? Perché poi solo un modesto risparmio nei tempi di percorrenza, perché io ho fatto dei calcoli considerando di passare da una media di 90, come media di crociera, a 120 km ora, allora si avrebbe un risparmio di 13 minuti nella tratta Terni-Perugia, 15 fra Orte e Perugia, no, 17 fra Orte e Perugia, e in tutto 47 minuti nell'intero percorso fra Orte e Ravenna. Cioè, bisognerebbe finanziare e realizzare un'opera del genere con tanti disagi che ne deriva, eccetera, solo per guadagnare in tutta la tratta tre quarti d'ora. Per cui quella che si propone è un'opera di nessuna utilità pubblica, sicuramente meno urgente di tante altre, come per esempio il completamento della Perugia-Ancona o della stessa E45, che nel collegamento con Porto di Civitavecchia non è stata ancora finita a distanza di 40 anni. Se voi la fate, io l'ho fatta un mese fa, da Viterbo a Civitavecchia è ancora la strada statale impraticabile, va bene, che produrrà solo forti disagi per gli utenti e soprattutto per la popolazione locale, forti impatti ambientali con rischio di tradursi in una bella fregatura per lo Stato. Un'opera che il ministro Lupi e il governo Renzi c'è da chiedere perché hanno voluto inserire ad ogni costo nel decreto sblocca Italia, superando anche il veto, come si è accennato, della Corte dei Conti, solo per stupidità o per malafede. Grazie al governo Renzi anche l'Umbria potrebbe avere il suo fantomatico ponte sullo stretto, che è stato accennato da qualcuno, o la sua interminabile Salerno-Reggio Calabria. Mobilitiamoci per evitarlo. Allora, quanto questo rientrerebbe, insomma, quello del volantinaggio, in maniera più sintetica di quello che è un convegno, una riunione, in delle attività che io suggerirei. Sì, ma ne sono sicuro, però la petizione va benissimo, la petizione. Però è un po' prolissa, io l'ho trovata, insomma, passiamo i toni. Io concludo, bisognerebbe essere avere azioni ancora più sintetici nell'esposizione mirate alla popolazione, con volantini, con striscioni,
Tra l'altro l'utenza maggiore, più interessata, sono gli utenti che percorrono la superstrada e quindi in tutte le stazioni di rifornimento, in tutte le cavalcavie, probabilmente dei tabelloni, degli striscioni, che richiamano, diciamo, poi ovviamente, e poi vabbè, certo, poi c'è bisogno di un'azione, ormai solo in sede politica, l'unica speranza ormai è questa, e però forse si potrebbe sperare che di fronte alla validità di certi argomenti, a che cavolo serve questa cosa, se non a degli interessi privati, forse anche certi partiti facciano marcia indietro. Grazie. Per consentire a tutti di parlare, magari chi interviene cerchi di fare interventi brevi che non superino insomma i 5 minuti. Vice sindaco, visto l'impatto della sua popolazione di Geruta, se ci dice due parole e magari ci si fa promotore di un consiglio aperto. Era iscritto a parlare il signor vice sindaco, mi dispiace se prende la parola prima di qualcun altro. No, lo so che è il vice sindaco è lui, ma prima di lui era iscritto a parlare Baldelli. No, dopo Giuntelli, no, ma non è un problema, penso che. No, scusate, non volevo mandare indietro proprio nessuno. Appunto. Siamo a posto così? Sì, va bene allora. Approfitto solo per dire, mentre lui prende il microfono, a proposito di consigli comunali aperti, noi li stiamo chiedendo con forza un po' dovunque, anche nella petizione popolare abbiamo scritto che volevamo dare l'avvio a dei percorsi partecipativi. Certo, prendi. Aggiungo una cosa, che vi invito, dopo il consiglio comunale aperto, a pretendere una delibera, voglio dire, perché vi dico questo? Perché a Città di Castello noi abbiamo ottenuto un consiglio comunale aperto, più o meno aperto, e abbiamo espresso le ragioni, eccetera. Poi però è necessario che un comune deliberi, perché quello non è deliberativo, no? Un consiglio comunale aperto è una facoltà d'assemblea, per chi conosce la questione. Bisogna pretendere che si sia una delibera contro, perché per adesso di delibere contrarie ne abbiamo ottenute diverse, ma tutte in Veneto, Dolomira, eccetera. Per adesso di delibere, che sono i pareri vincolati o comunque che hanno un senso istituzionale, un valore istituzionale, non ce n'è uno in Umbria. Quindi scusate, volevo dire, pretendiamo anche il passo successivo. A Castello ancora non ci siamo riusciti, perché la stanno portando alle calende. Perché? Perché? Chiediamoci perché. Perché la mia ragione, cioè la motivazione la so, perché è molto difficile spiegare i sì e metterli nero su bianco, perché poi lo ti possono essere riportati davanti quando ci sarà da pagare il pedaggio, e quel sì è cogente, quel lì c'è nero su bianco, e al tuo cittadino, quello che ti dovrà dare il voto, devi andare a spiegare perché hai votato in quel modo lì. Finché non lo fai, tutti a favore, tutti contro, scusate. Tra l'altro, visto che parliamo di consigli comunali aperti, il Movimento 5 Stelle di Trevi è riuscito ad ottenerlo per il 26 settembre. Quindi chiunque di voi abbia modo e tempo è invitato a partecipare, perché così il fronte del no ha l'opportunità di farsi sentire a viva voce. Grazie, buonasera a tutti. Io sono stato consigliere provinciale, ora lo sono più per scadenza naturale del mandato, ma una battaglia contro la E45 autostrada, come tante altre battaglie che ho portato avanti con coerenza e convinzione, e da semplice cittadino non ho ovviamente cambiato idea, anzi, se possibile, le mie idee si sono rafforzate su questa battaglia. Credo che il progetto della E45 autostrada non solo non sia di nessuna utilità ai cittadini, ma porti pregiudizio a interi territori per le argomentazioni, tutte solide e fondate, che sono state portate nel dibattito di oggi, ma è un'operazione che va semplicemente a vantaggio del grande capitale di settori
della grande industria e delle attività economiche del territorio che soli guadagnano da questa operazione. Quindi è una gigantesca infusione o trasfusione di denaro pubblico distolto da fini che andrebbero veramente a vantaggio della collettività a remunerazione del grande capitale che cerca investimenti in questo periodo di crisi per sopravvivere a se stesso. Questa è la verità delle cose. Per questo non bisogna credere minimamente a chi promette esenzioni del pedaggio, perché quelle esenzioni non verranno mai, altrimenti verrebbe meno la remunerazione dell'investimento. La cosa è di una chiarezza unica al mondo, quindi solo chi non vuole capire non capisce. Ma io volevo sottolineare un dato che non è stato portato nel dibattito di oggi, ma che io credo sia necessario, importante, basilare anzi, sottoporlo alla platea e a chi organizzerà le mobilitazioni future contro quest'opera, sulla quale l'attenzione va mantenuta alta. Io noto l'assenza completa, di tutto quel tessuto di piccoli imprenditori, artigiani, che dalla trasformazione dell'E45 in autostrada ha tutto da perdere, perché chi ci guadagna qui è solo il grande capitale. Lo ripeto, ma è una verità alla palissiana. Invece i settori della piccola e media impresa, gli artigiani, hanno tutto da perdere, perché in un periodo di recessione per l'economia, in un periodo in cui banche e Stato chiedono sacrifici e oneri crescenti, ognuno per la sua parte, al tessuto imprenditoriale piccolo e medio, tutta questa platea di gente pronta a mobilitarsi sempre contro tasse, contro gravami, contro ingiustizie oggettive anche che ci sono nell'ordinamento economico, come è stato plasmato, e da chi voglio dire dirige il copione del film, è silente. Io ho visto una manifestazione anno scorso con le bandiere anche delle organizzazioni di categoria, poi non ve ne sono state più di quelle manifestazioni con la presenza delle rappresentanze di categoria delle piccole e medie imprese. Io credo che questo settore vada fortemente incalzato, perché se non capisce che da questa operazione ha tutto da perdere, insomma è un elemento di gravità secondo me senza precedenti. In un periodo di recessione vedersi gravati del balzello del pedaggio che raggiungerà livelli parossistici, perché l'investimento è tale per cui la remunerazione ripartita sui cittadini in forma di pedaggio sarà altissima, se non si capisce questo elemento, onestamente manca al fronte della lotta un pezzo importante che deve mobilitarsi a fianco dei cittadini. Io invito ad incalzare queste associazioni, questo tessuto imprenditoriale con maggior forza, per farlo uscire allo scoperto in maniera chiara, anche nel suo interesse, voglio dire, che glielo debbano ricordare i cittadini, che grave, forse sarà segno che anche dentro alle organizzazioni della piccola e media impresa comandano i pesci grandi e non comanda poi chi effettivamente subisce un danno da certe politiche. L'alternativa c'è, e qui concludo, non la voglio fare lunga anche perché c'è il vice sindaco che giustamente deve avere il suo spazio e credo di tutta rilevanza, ma credo che insomma la soluzione c'è ed è la trasformazione, la messa in sicurezza, non la trasformazione in autostrada, la messa in sicurezza fa risparmiare denari utili alla collettività per altri aspetti e garantisce il raggiungimento di tutti quegli obiettivi che ci si pone in teoria con una trasformazione in autostrada, che poi paradosso oggi è stato portato un elemento importante, un'opera concepita, no? Così almeno negli intenti quelli di facciata, per mettere in relazione le persone più facilmente isolerebbe i territori, perché se sopprime gli svincoli isola i territori in maniera insostenibile. Quindi un'opera che isola, non un'opera che mette in rete, come da sempre è la vocazione, vuol dire, delle strade e delle arterie infrastrutturali. Qui siamo al paradosso completo. La messa in sicurezza risolverebbe i problemi sia di questo territorio sia di territori per esempio come il nord dell'Umbria, al confine con la Toscana, il Verghereto, che ha delle criticità oggettive, potrebbe essere tranquillamente preso di petto come questione con la messa in sicurezza dell'E45, che non graverebbe i cittadini di pedaggio e di Panzelli, ma appunto farebbe avere loro un'opera degna di questo nome, più sicura e più percorribile. Perciò la lotta deve proseguire e sicuramente io sarò presente a tutte le manifestazioni, da cittadino semplice, da quello che sarà in futuro, perché su certe cose ci credo, ci ho sempre creduto e non ha mai la bandiera personalmente.
sa che non funziona. Perché me le prendete ogni volta uno diverso. Si sente? Sì. Ma io sono brevissimo. Volevo solo dare un contributo di chiarezza soprattutto. Perché? Diceva prima lei, questo problema non è di oggi. No. Io ho commenti una deliberazione del 2006 in un consiglio comunale aperto, ero consigliere di minoranza, in cui fece proprio un consiglio comunale aperto per questa questione della trasformazione della E45 in autostrada. Mi ricordo che tutti gli intervenuti, quindi non solo la mia rappresentanza politica ma anche gli altri, sollevavamo alcune questioni, non ne sapevamo praticamente niente, ci arrivò il punto in bianco questa comunicazione che dovevamo aprire un parere, però non era nemmeno vincolata, semplicemente un parere per dire che lo sapevamo. Si fece il consiglio comunale aperto e si definirono alcune cose che prima di tutto si mettono in evidenza che sia il governo nazionale sia la regione non aveva adottato alcune procedure che ci consentissero di capire com'era il progetto, perché non sapevamo nemmeno. E comunque esprimevamo la profonda convinzione che alcune diciamo, varianti del tracciato che avevano proposto sarebbero state devastanti per Deruta. Perché dico questo? Perché quelle varianti che adesso citava il Maltrini grafico era comparsa successivamente. La prima variante addirittura era una pedicollinare che partiva da Casalina, praticamente sotto le colline di Sant'Enea, Sant'Angelo, San Nicolò, che era una pedicollinare, andava a Sant'Andrea d'Aiano ricollegandosi con con lo snorio del Perugia. Quindi era una cosa che con un impatto ambientale devastante, con tutte le conseguenze. Da lì poi noi quindi esprimiamo sostanzialmente, ripeto, in minoranza, un parere complessivamente negativo. Poi c'è stato un momento di silenzio quasi assoluto, per cui nel 2011 ci è ritornata alla carica e ci è presentato una richiesta di un parere. Allora, adesso io ho cambiato posizione, non l'opposizione, non sono amministratore. E l'amministratore che fa? Cerca di capire quello che è possibile fare per al massimo eliminare il problema, al minimo migliorarlo, no? E diciamo tutto un carteggio abbastanza fitto con la regione, con anche con il governo nazionale, e perché era stata proposta questa qua, la galleria. Capisce che la galleria, a parte l'opera faraonica, a parte che prima parlavi dello svincolo nord, proprio dovevano abbattere 4-5 case per poter far passare l'autostrada per ritornare sul tracciato, e quindi poi veramente avrebbe tagliato completamente fuori la Deruta, perché praticamente non c'era nemmeno più visibile a nessun livello. Ora, questo lo dico anche perché non vorrei che, dobbiamo essere chiari, io voglio sapere se la posizione è quella di Dottorini, che ha detto noi, per essere io, abbiamo fatto l'assurdo di richiedere il mantenimento di un tracciato migliorandolo. Io per andare poi a confrontarmi con i cittadini bisogna che ci capiamo su questo, perché se riteniamo che sia meglio la galleria o la pedicollinare, questo si può anche proporre, se sto parlando, se comunque la fanno, e ripeto, se la fanno, la fanno indipendentemente da quello che pensa Franco Battistelli o da quello che io sto parlando a livello istituzionale, tanto che c'è questo. Poi a livello di movimento si può fare tutto, non c'è problema, a livello parlamentare altrettanto. Però dico, se si fa questa autostrada bisogna capire che a nostro avviso e questo tra virgolette è stato ottenuto, che fosse messa in sicurezza la strada e si mantenesse il vecchio tracciato, ma mantenendo i tre svincoli sud, centro e nord, che non erano chiesto perché lo svincolo del tracciato l'avevano cancellato. Allora, questa è una posizione che abbiamo assunto unitariamente anche in questo caso in consiglio comunale. Nella misura in cui, ripeto, era la unica possibilità che avevamo per poter incidere minimamente su quel problema. Dopo fermo restando, che non a caso sono qui, se si fanno delle iniziative corrette con chiarezza su quello che, dove si vuole arrivare, personalmente lo valuterò e posso essere anche disponibile. Il problema è capirci con chiarezza che vogliamo fare. E ripeto, tornando al piccolo problema, perché è piccolo rispetto a tutto la Orte Mestre, per capirci. Io dico Deruta, dobbiamo capire, non si può, parlo con gli amici di Deruta, li ringrazio che fanno queste iniziative, non ci possiamo, ecco, quei volantini, io a me ho ricevuto 10 telefonate per dire come ci avete detto che la galleria non c'è più, invece c'è la galleria, no, io cioè, le carte, c'è la determinazione della giunta regionale, la galleria non c'è più, quindi non è che abbiamo raggiunto il massimo, abbiamo detto che la galleria non c'è più,
come non c'è più la pedicollinare, quindi c'è il becco tracciato con tre svincoli, non va bene complessivamente, questo però è un dato di fatto, quindi io vi invito, ecco, invito me, invito voi a fare chiarezza di questo. Se vogliamo fare un altro consiglio comunale aperto, io ne abbiamo fatte due, anche questo, veramente, io capisco, voi siete anche più, tra virgolette, giovani politicamente, io sono abbastanza rodato nel tempo. Il consiglio comunale aperto è uno strumento per far conoscere la cosa, sì, ma non può essere il momento di decisionare, perché il consiglio comunale aperto, quando l'abbiamo fatto numeroso, ci vengono 30 persone in un contesto di 10.000 abitanti, quindi io ho fatto le mie battaglie, abbiamo vinto anche a livello regionale come ambientalista delle battaglie, faccio l'esempio della centrale a carbone in Pietrafitta. Quando abbiamo raccolto 15.000 firme, allora si poteva fare il referendum, adesso in regione non si può fare nemmeno il referendum, però abbiamo fatto questo, bisogna anche incidere sui meccanismi istituzionali reali che consentono a queste firme, se vanno al governo, se vanno, penso al governo, se ne vengono tanti qualcosa incideranno, ma se vanno i 50-40 cittadini di denuncia del Consiglio Comunale aperto, io credo che non vaglia più di tanto. Si potrà anche vagliare queste ipotesi, però ripeto, per chiarezza noi ne abbiamo fatto uno nel 2006 con la giunta di centro-sinistra, uno nel 2011 con la giunta di centro-destra, quindi è un dato di fatto, questo per via delle carte. Comunque personalmente io ripeto, continuo a ringraziare, mi terrò informato perché è un problema reale, è un problema grande, e anch'io non ho mai creduto, e c'è scritto che non ci fosse il pedaggio, perché non ci avrebbe senso, no? E non ho mai creduto che la promessa che non c'era il pedaggio fosse attuabile, quindi su alcune cose siamo perfettamente d'accordo, facciamo la nostra battaglia, anche questo, cerchiamo di ottenere il più possibile. Io più di così come amministratore non posso fare. Posso fare la domanda dei tutti in Marbagliano? Mi ha fatto pure le mani, va bene. Chiedo scusa, ma lei ha detto che c'è il progetto di Giarcia alla galleria e che adesso questa l'hanno bypassato. Ora domando a lei come amministratore e lo dico a voi come cittadini. Ma vi rendete conto di cosa significa questo? Vi rendete conto? Ci rendiamo conto che cosa significa? Cioè, sostituire una galleria con una strada che non passa in galleria, quanto è differente in costo e in sacrifici per i cittadini che quel costo devono pagare. Basta che un'amministrazione locale si impunti su una cosa di questi, rivedono il progetto, che cosa significa? Che sono progetti, come dicevano prima le gentili relatrici, che sono progetti nati solo ed esclusivamente non per il bene delle comunità locali, ma per il bene di quelli che su queste cose devono speculare. Allora, che siate di destra, che siate di sinistra, che siate amministratori locali, voi avete il dovere morale nei confronti dei cittadini che amministrate di opporvi a questo, perché voi state spendendo per conto dei cittadini, non opponendovi a queste cose, perché lo capisce anche un bambino delle elementari che una opera di natura è una opera che non serve ai cittadini, e quindi voi avete il dovere morale, che siate di qualunque colore. Io questo, scusate, non è cosa cittadino. Volevo solo aggiungere, io penso una cosa, solo un piccolo passaggio, che lei diceva, ma volete che ascoltino i 30 del Tesi, i 30, 50 di Fernani? Allora, non ascolterà, nessuno ascolta 30 persone probabilmente, ma se tutti, chiediamoci, rovesciamo un attimo un pochino il circolo vizioso, proviamo a pensare, se tutti i comuni del tracciato dessero parere negativo e bocciassero l'opera, invece di legittima è la vostra posizione, io credo di saper rispettare legittimamente le posizioni di una maggioranza che è stata votata e che ha deciso di chiedere una modifica al tracciato, no? Rispetto. Ma ci vogliamo chiedere anche se tutti i comuni del tracciato dessero parere negativo, tutti, ma perché lo diano tutti, qualcuno deve pur cominciare, cioè non è che ci possiamo aspettare che lo facciano gli altri, cioè non so, perché sennò allora che ci stiamo, scusate, ma allora che ci stiamo a fare? Siamo dei deficienti utopici che da 10 anni cercano di
bloccare, di ragionare, di far capire, eccetera. Se è vero, io sono una, o vicino a me 20 persone, 50 persone, 30 persone, ma io credo che l'unica strada sia che più persone si mettono insieme e riescono a far cambiare una decisione che sembra inamovibile. Ma quelle persone, chi dà senso, il consenso a quest'opera, prima o poi devono ripassare dal nostro voto oppure no? Balanziamo sempre, però. Questo perché c'è probabilmente, perché prevale, probabilmente prevale quel senso di scoraggiamento, quel senso di ma io sono da solo, ma io sono piccolo, ma io qui, ma io là, e nessuno sono, perché che volete che tu, che volete che conti, anche a me, a Castello l'hanno detto, che volete che conti, perché tanto il nostro parere non è vincolante, ah certo, appunto, allora se, certo che non è vincolante, ma avrà pure un senso. Chiamano a casa e minaccia. Scusate, era solo... Chiamano a casa e minaccia, non so chi porta a porta. Questo è il sistema. Grazie. Posso fare un'osservazione di tipo tecnico. Voi pensate veramente che sia proponibile sia la variante che avete chiesto? No, perché non può essere realizzabile. Non possono fare. C'è un parere tecnico dei competenti uffici del ministero. Ma no, ma è realizzabile. Mentre aggiungere due corsie, per aggiungere allargare c'è nel tratto urbano, quando tu pensa che cosa comporterebbe per le fabbriche che ci stanno, che già sono a ridosso, e poi tre svincoli, scusami, lo svincolo costa una alla volta, per favore, se no altrimenti facciamo solo confusione e non ci capiamo tra di noi. Ogni svincolo costa, prego, se deve replicare. Se ci credete, okay. No, ogni svincolo costa, quindi vogliamo i tre svincoli, ma quando mai queste soluzioni? Ma scusi, porti pazienza, ma io presento come amministrazione comunale. Il microfono, prego. Io presento come amministrazione comunale una formale deliberazione in cui chiedo questo e quest'altro. Mi si risponde prima la regione, poi il ministero, che va bene. La regione? Come no? La regione non c'è. Come non c'è? C'è la deliberazione. I documenti dicono che la regione ha recepito la nostra, e questo anche il ministero. Dopo se non hanno la va bene, allora abbiamo le ultime due persone iscritte a parlare, cioè il signor Ciurnelli e Flori Dini. Guarda, Ciurnelli io ho parlato prima. Ah, ok, perfetto. Allora, intanto il signor Bottini. Me lo dice a me. Pauso. Mi pare a segnale. No, da cancellare. Lasciamo. Milano Previ, portavoce consigliere Basciano. Allora, da noi la situazione è questa. Fino all'anno scorso l'amministrazione comunale di Masciano era contro l'opera. Quest'anno, la settimana scorsa, si è presentata dicendo che, cioè con tutto l'anno scorso, dicendo che comunque non vi preoccupate perché non si pagherà il pedaggio, non si pagherà il pedaggio, eccetera, eccetera. Noi abbiamo ribadito punto per punto la situazione che c'è, i soldi che si dovranno spendere per tutto quello che abbiamo detto fino adesso, eccetera. Si è messo a votazione la settimana scorsa. Cosa è successo? È successo che c'è stata parità. A votazione con il consiglio? Il consiglio comunale la settimana scorsa. Sulla delibera di approvazione c'è stata parità. Perché? Perché alcuni esponenti della maggioranza si erano spaccati e erano venuti dalla nostra parte. Ora che è successo? A quel punto loro hanno detto va bene, a questo punto la mandiamo in commissione. Quindi noi comunque vada stiamo cercando di fare un po' corpo con tutti quelli che
anche perché poi a Masciano abbiamo una situazione molto particolare dove ci sono diverse situazioni critiche. Vedi, adesso io per esempio purtroppo sono venuta tardi, ma perché c'è stata una situazione molto grave di stoccaggio di 70.000 tonnellate di vinacce, e quindi c'è il problema di aggregare diverse associazioni, diverse situazioni sul territorio per far sì di andare avanti con la protesta, ma non solo, però tecnicamente di vedere se si può osteggiare con, dato che poi si sono presentate delle situazioni dove secondo noi sono fuori legge. Quindi ecco, questa è la situazione che poi ho sentito che poi è quella un po' più generale. Comunque non si continua ad andare avanti con le raccolte firme, con tutto quello che poi si può fare. Grazie, non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Perché nessuno vuole prendere la parola? Quindi ci avviamo, come dire, alle conclusioni. Prego! Una domanda sola, quindi possiamo continuare a raccogliere firme? Assolutamente sì, questa è. Allora, noi come coordinamento urlo ci eravamo posti una grande ambizione, quello di raccoglierne almeno 5.000. Siamo già a 3.000. Adesso con voi del Movimento 5 Stelle che avete abbracciato la stessa battaglia, che anche voi state raccogliendo firme, penso che possiamo anche superare questa cifra. Ovviamente non ci possiamo fermare qui, cioè io ho detto anche negli interventi precedenti, il nostro compito è quello di informare tutti quanti. Ognuno sappia, la gente che vive a Deruta, ma quando parlate al bar, informatevi su quello che succederà, anche con i signori dell'asso di coppe, spiegatevi a cosa vanno incontro, perché qual è uno degli altri problemi, il signore che appena il vice sindaco ce l'ha dimostrato. Qui prendono decisioni al chiuso delle istituzioni, ma i cittadini sono poi quelli che subiscono sulla loro pelle quotidianamente l'effetto di ciò che loro decidono. Allora non va bene, i cittadini hanno tutto il diritto di parlare, interloquire con le istituzioni, ma poi le istituzioni devono tenerne conto. E detto questo non basta, perché alla fine qualcuno chiedeva prima perché si vuole fare la Ortemestra e come mai si è deciso di trasformarla in una strada, ma è semplice, perché è un business, è un affare, c'è dietro qualcuno che ci investe e che ci magna, e non siamo noi. Allora è un modus vivendi, una visione del mondo, dicevo prima, che noi non accettiamo. Qui bisogna semplicemente riappropriarsi del nostro futuro, siamo noi che dobbiamo decidere del nostro destino, di quello che vogliamo e di come i soldi pubblici vengano investiti in Italia. E invece, grazie anche a questa crisi devastante che è ancora in corso, noi sborsiamo sempre. Dicono che le grosse infrastrutture portano lavoro, ma non è vero. Ma perché se la mettiamo in sicurezza le 45 che fanno? Si lavora o si schioccano le dita e si mette in sicurezza da sola? Allora, vediamo di fare dei lavori, delle politiche che siano volte a favore del popolo italiano. E poi il popolo italiano, prima o poi, io penso che si svegli, perché siamo arrivati veramente, pensa con Dio, qui o ci riappropriamo noi stessi delle politiche, noi indichiamo i nostri politici cosa vogliono che facciano per noi, o prima o poi ci seppelliscono. Allora non è questo quello che deve accadere. Sfruttiamo la Ortemestre e non volerla trasformare in autostrada come una battaglia per far sentire che ci siamo, che siamo vigili sul loro operato, che guardiamo quello che fanno in tutti i modi possibili. Informiamo, parliamo con le istituzioni, facciamo i consigli aperti. Qualsiasi cosa va bene, continuiamo a raccogliere le firme, andiamo ai mercati, parliamo con la gente e in primis noi organizziamoci, perché è di questo che abbiamo bisogno, di organizzarci e di essere coesi, tutti uniti, tutti insieme. Alla fine si è sempre detto, è vecchia come il cucco, è l'unione che fa la forza, e allora ben venga, siamo tutti uniti in questa battaglia. Abbiamo un punto all'ordine del giorno che è il no alle grandi opere, il no alla devastazione ambientale, il no alle mafie, alle lobby del cemento. Vogliamo la nostra Umbria integra, verde, il cuore verde d'Italia, lasciamolo che sia verde. Se dobbiamo investire, ma lasciamo perdere il commercio con le gomme, il trasporto su gomma. Abbiamo la ferrovia che non si può prendere. Non si può prendere, ma allora occupiamoci del trasporto su rotaia, lasciamo in santa pace quello su gomma, che poi appunto lo pagheremo sempre noi, l'abbiamo detto, ridetto e controridetto. Se non è stato
stato sufficiente finora? Bene, no, ciascuno di noi, uno per uno, si sente il dovere di dirlo fuori da queste quattro mura. La politica torniamo a farla in mezzo alla strada. Grazie. Scusate, forse non ho ringraziato tutti voi per essere venuti e per aver partecipato, quindi ho saltato i ringraziamenti, grazie sentito a ciascuno.